Meghan Markle è stata accusata di infrangere secoli di protocollo reale esercitando pressioni sui politici repubblicani. Meghan Markle, 40 anni, si è presa la responsabilità di fare pressioni sui politici repubblicani per includere il congedo parentale retribuito e una politica climatica da parte del governo degli Stati Uniti. La duchessa del Sussex ha chiamato i senatori Shelley Moore Capito e Susan Collins su un numero nascosto e ha detto loro chi era quando hanno risposto. Il commentatore reale Hillary. Fordwich ha colpito la duchessa del Sussex per essere stata coinvolta in politica mentre usava il suo titolo, parlando con Dan Abrams su News Nation. La signora Fordwich ha detto, il principe Harry ovviamente non può controllare sua moglie perché sa molto bene che non puoi essere un reale rinnegato qui negli Stati Uniti perché stai rompendo secoli di reali che stanno fuori, di politica. Non solo la politica americana, tutta la politica. Da allora è stato riferito che Meghan dovrebbe fare più di queste chiamate. Access Hollywood ha riferito, queste non saranno le uniche chiamate che Meghan Markle farà. La senatrice democratica Kirsten Gillibrand di New York è stata quella che ha dato a Meghan i numeri dei senatori statunitensi. Vuole far parte del gruppo di lavoro per lavorare in congedo retribuito a lungo termine e lo sarà. Che si realizzi ora o più tardi, farà parte di un gruppo di donne che si spera lavoreranno insieme in congedo retribuito. La biografa reale Angela Levin ha deriso Meghan Markle per aver saltato sul carro. Dopo che la duchessa ha fatto pressioni sulla presidentessa democratica della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi e sul leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti Chuck Schumer per far passare una politica sul congedo parentale, la signora Levin ha affermato che le misure, sostenute dal presidente Joe Biden, per introdurre la retribuzione parentale obbligatoria. E il congedo per malattia erano già passate al Congresso degli Stati Uniti. Parlando con Tolcredio, la signora Levin ha dichiarato, sta anche cercando di ottenere una politica sul congedo parentale, affinché il governo paghi il congedo parentale, quando in realtà è già stato approvato. La cosa che non hanno deciso è per quanto tempo ogni famiglia può usarlo.